con Mirko ci siamo conosciuti sul set di Un professore, che sono queste 6 puntate per Rai 1 che andranno in onda, presumo, quest'inverno, per la regia di Alessandro Dalatri, con Alessandro Gassman, Flavia Pandolfi e molti bravissimi giovani attori. Non sapevo che Mirko avrebbe interpretato il ruolo, Diglielo, se c'è coraggio. sì, Il del corpo speciale della polizia, cattivo è lui, io sono il buono. sì, Pensa com'è strana sta puntata. che praticamente svolge le indagini che portano a quello che non posso dire. E quindi ci siamo conosciuti così sul set per puro caso. La produzione stessa non mi aveva mai chiesto, né tantomeno io avevo chiesto a loro chi è che fa il capo di Falchi. E poi un giorno me lo sono ritrovato sul set, cioè lui e Mirko Frezza. E da là ci siamo ritrovati compagni di lavoro, diretti da Alessandro Dalatri, che è una persona squisita. Addirittura mi sponsorizza? Lui mi sponsorizza Vabbè, adesso. ottenuto Ti giuro, mi ha mandato a fare un altro film dopo, di sì, Massimiliano ci è Cappelli, mi ci ha mandato capitato. lui, perché lui sta a lavorare anche su sto film, Sì, e ha insistito col regista, mentre faceva le riprese, questo è un questo. regista lungimirante che addirittura ha spostato il mio ruolo dandolo a lui, a me dandone un altro, perché Ma capito si come andrà a poteva finire? fare. Ti porto con me e ho preso il posto suo. E poi si poteva fare, quindi figurati. Ed eccoci qua. Raccontaci un po' come è iniziata la tua carriera da attore. È iniziata? Beh, penso Ma questo è buono, già secondo sapete che è iniziata, questo caro Loris mi fa piacere, perché questo è per me un complimento se mi dici così. Ti dico quando è iniziata questa avventura è iniziata così per gioco, perché sono venuti qui a fare un film nella mia zona e io ho detto no, ma io faccio attore di qua, di là, e alla fine sono andato a fare questo corto mi ha portato a conoscere Michele Vannucci, che era il regista del corto che usciva dal Centro Sperimentale. Sandro gli disse: perché non facciamo la storia di Mirko, la vita di Mirko? Dice: gli ho raccontato la mia storia, insieme a una sceneggiatrice, Anita Otto, abbiamo scritto questa sceneggiatura, abbiamo preso il premio Solinas 2015, abbiamo cominciato a girare il film, e il film è andato a Venezia, ha preso riconoscimento a Venezia, a Dario Donatello, da là. Potete immaginare da soli che sono arrivate delle piccole proposte, ma la seconda lavoro che ho fatto è stato uno spot pubblicitario, perché andando al Centro Sperimentale ho conosciuto anche Marco Danieri, e Marco Danieri mi chiamò per fare un piccolo spot pubblicitario che si chiama Gemelle Wrestler, che si trova su YouTube, dove io sono un lottatore di wrestling che gli viene diabete e diventa una drag queen, e da là capisce che se curato ho fatto bene, e ho visto che potevo mettermi in gioco. Apposta ho raccontato questo perché ho girato quello dei drag queen, mi hanno levato tutti la barba, tacchi 11, perciò ho visto che sapevo prendermi in giro. Cosa è importante per voi trasmettere nel cinema? Ma nel privato più che altro che nel cinema, insomma. Nel cinema ci chiedono di trasmettere delle sensazioni che poi magari noi non le proviamo, no? Io ho fatto adesso un film horror con Antonello Di Leo, io non so un horror, non credo di essere, perciò là devo continuare paura, ansia, preoccupazione, è nella vita da che voglio fare questo. Però giustamente cerchiamo, almeno io da parte mia, cerco di poter fare dei prodotti. Ho capito tante volte che la carriera si può fare pure con dei no, con dei piccoli no. Questa è l'associazione, Loris. Vieni qua, che ti spiego cosa facciamo, stai vicino a me. Questa è l'associazione, questa è la roba che arriva dalla metro e viene suddivisa sulla gente che viene a prendere e mangiare oggi. Certo. Questa è tutta roba che c'è dalla metro, che sarebbe tutta da prodotti a breve scadenza. E grazie alla nostra vicinanza con la struttura riescono a darcela 3 volte a settimana, ci danno il fresco, l'ortofrutta e il secco. Questa è la cucina dove si smista sta roba, dove arriverà il mangiare. Abbiamo quella più giovane, la Mischella, che è quella che pulisce, perché la Mischella è l'unica che si può arrampicare, è l'unica che c'ha ancora il femore buono. E poi ci stanno loro, che sono le streghe di qua, Antonella, la presidentessa Paola. C'è la signora che è l'unica che c'ha un po' di rigore, Angela c'è da un po' di rigore a sto posto, e poi abbiamo il sopravvissuto, Canal. Questo è il sopravvissuto, perché questo era morto, invece noi l'abbiamo riportato in vita. Oggi la vedete così perché è chiusa fondamentalmente, perciò è solo lavorativa, perciò vedete un po' tutto in giro, però quando siamo aperti che non c'è la pandemia. Lui è Claudio, è uno dei fondatori di questo posto. Ciao Claudio. Questa struttura era una scuola abbandonata, per 15 anni c'è stato fatto un po' di tutto, fra italiani e extracomunitari ci facevano la qualunque, siamo arrivati noi, siamo riusciti a liberarla, rimetterla a posto e farci questo spazio plurifunzionale
che è donare i pacchi viveri con l'aiuto del Banco Alimentare e fornire pasti caldi tutti i giorni, perché questo posto poi è stato preso grazie al Comitato dei Quartieri, che all'epoca ero io il presidente del Comitato dei Quartieri. E abbiamo iniziato con questa cucina piccola, con la cella frigorifera, dove possiamo metterci la roba che ci arriva, e poi piano piano insomma abbiamo cominciato ad allargarsi fino ad arrivare a fare una piccola chiesa che sta dietro, che poi vi farò vedere, e tutte le cose che facciamo qua, facciamo la festa del quartiere, facciamo tutte queste cose che servono per un quartiere. Abbiamo dato uno spazio plurifunzionale per poter fare aggregazione, perché solo con l'aggregazione si può ottenere un miglioramento delle periferie. Se li teniamo dentro casa chiusi così, non si risolve niente.